Widbassi Bosca Bassi e quest'oggi abbiamo l'onore e il privilegio di avere ragione con, con noi. Finalmente, Finalmente. ce l'abbiamo fatta, no è veramente una Poi volta liscia la è... seconda, <ride> esatto. ci abbiamo già provato, però in realtà è uno di quei nomi super richiesti. Eh, credo proprio per il fatto che, cioè, sei una persona che comunque si, si espone abbastanza poco se non con la sua musica, mm. e mentre oggi vogliamo asciugarti ben bene, prosciugarti le in informazioni essenziali su cui poi per i prossimi dieci anni ti <ride> romperanno i coglioni. No, in realtà no. Ehm, la cosa un po' diversa anche per noi con il eh, fatto di averti qui oggi è che a differenza di tanti, tante persone che abbiamo avuto in precedenza, con cui abbiamo anche avuto tanti rapporti lavorativi, ci siamo visti per tanti anni di fila, è che ci siamo incontrati poche volte e abbiamo avuto poco mo pochi modi sì. di collaborare, per cui anche per noi diventa un po' un'intervista di veramente di curiosità che abbiamo da, da ascoltatori, da fans, da, da supporters. Eh, la prima cosa che ti chiedo, visto che tu tra l'altro mi hai detto che ti sei già visto un po' di puntate passate, sì. sai che iniziamo sempre con col background dell'artista, Ok. Eh, io ho una cosa che mi ha sempre sorpreso tua già da quando eh, ti ho Io ti ho scoperto un po' dopo il primo disco che ho ascoltato è stato Verano Zombie. Eh, da quel momento in poi cioè, ho sempre avuto questa impressione che tu venga un po' da un mondo oscuro, cioè sei un po' circondato tipo dal buio. Come dice, no, da dove arriva? C'è cioè, questo immaginario che ti sei giustamente ben costruito addosso che sembra che appunto sei arrivato da dietro l'angolo e hai cominciato a fare musica. Mm. Eh, volevo un po' chiederti invece prima cosa c'è, c'è il noise bambino, dove nasci, cosa insomma se... prima della musica? sì, prima della musica prima della musica ci sono stati i graffiti nell'età più giovane proprio anzi prima forse ancora lo skate, c'è stato lo skate quindi non so se vi ricordate quella rivista skate che c'era proprio vecchissima piccolina certo sì, certo eh. Tra strani negozi. Sì, che forse io andavo in prima media, forse in quinta elementare addirittura, che erano gli anni in cui mi sono comprato i primi Dylan Dog in, in, in edicola e da lì cominciai a comprarti le prime cose, le prime riviste, fra cui trovai questa skate che racchiudeva comunque graffiti, vignette, disegni, cose, foto di skate e comunque già era attratto da quel tipo di, di iconografia e di, e di mondo e da lì appunto ho cominciato prima a appassionarmi allo skate e da lì sicuramente ne è nata la passione per le grafiche la passione per disegnare comunque erano paurosi quindi prima la, sì, della... la parte visiva sì la parte visiva e quindi da lì i graffiti da lì i graffiti, da lì il rap eh, da lì tutto quanto tu sei sempre gravitato intorno a Roma come... come... sì, io cioè sono tu nato, sei nato, a e Roma, cresciuto. nato e cresciuto a Roma e eh, comunque... Passavo gran parte del mio tempo in giro più che a casa, cioè, mi, mi ricordo a casa ci andavo per mangiare e per dormire Già quando ero più piccolo comunque, purché non mi allontanavo tanto da casa però stavo sempre in giro così E quindi forse quello ho conosciuto un sacco di gente, dei graffiti, nello skate, compagnia bella che comunque mi hanno cominciato a incuriosire Uh, questo tipo di cose che comunque non, non incuriosivano il resto delle persone a quel tempo comunque sì, era una cosa di veramente era di una sorta di outsider che comunque era anche difficile come tutti sappiamo reperire tanto materiale e tante cose quindi eh, è tanto pure la fortuna di incontrare quella volta al momento giusto una persona che ti fa vedere anche solo una cosa che però ti apre un mondo ad esempio no? sì, sì, sì. e quindi da lì è partito tutto quanto e questo. Poi ho dedicato parecchio tempo ai graffiti, comunque, nelle, nei primi anni in cui uscivamo con gli amici scorribando tag per strada. Ma quindi, in famiglia, non hai avuto precedenti artistici, musicali? Beh, no, mio padre, devo dire la verità, è una persona che dopo che ha subito un'operazione, uh, pur avendo. Mio nonno era una persona che comunque aveva belle doti artistiche, dipingeva, eh, faceva dei quadri a acquerello, acqueforti che ci cioè abbiamo sempre avuto appese in casa comunque e mio padre pure ci ha avuto sempre una vena artistica da sempre, una grande manualità e dopo un'operazione che ha subito, quella costretta a stare un po' ferma, ha cominciato a dipingere, dipingere, dipingere e quindi comunque mi trovavo sempre in casa pennarelli, eh, pennelli avuto un cose, background. Di... comunque è avuto questa fortuna e sicuramente mi ha tramandato parecchia arte, pure manualità che comunque prima di fare prima di buttarmi nella musica ho fatto qualsiasi tipo di lavoro, tanti tipi di lavori il peggiore che hai fatto? Eh, eh. Guarda, <ride> meglio il lavapiatti degli elenchi del telefono. Non so se qualcuno ha mai lavorato a Roma. A fare gli elenchi del telefono vuol dire che tu ti becchi alle 6 di mattina con un furgone di qualche disagiato che ha organizzato un, un furgone di pischelli, quindi almeno 4-5 pischelli, che va a prendere sotto casa ogni mattina con 5 bravette carrelli, non so come li chiamate voi. Sì, car sì carrello. E prende il lavoro degli elenchi è questo. Vai al deposito degli elenchi che sta fuori Roma, tipo a Cilia o da altre parti, quindi tutto il giorno, cioè un, un paio d'ore così nel furgone andando fuori. Deposito de, degli elenchi, carichi i pallet di elenchi dentro al furgone. Arrivi nella zona dove devi arrivare che io ho fatto per lo più Trullo o Centocelle, che erano le zone quelle che pagavano di più. Arrivi, carichi il tuo carrello con più elenchi nuovi possibili. Ti butti dentro una via e devi fare porta a porta. Oh, no, non c'è più sta cosa! E no, infatti, Tra l'altro, è veramente un lavoro old school. Tutti gli elenchi, bussi sperando che ti apri sempre la gente, e devi consegnare gli elenchi nuovi e prendere quelli vecchi e da lì ne viene una mancia che al tempo erano anche 5.000 lire, 1.000 lire, ah. 2.000 lire Quindi cioè, io a fine giornata con 100.000 lire ce cioè, lo facevi gratuitamente ma sulle mance sulle mance, di... guadagnavi solo con le mance e con la resa degli elenchi vecchi che riportavi al vecchio cose che andavano a macerare però... comunque finivi la giornata con 100 110.000 lire Cioè, ti facevi un culo così però comunque arrivavi tempi, a fine giornata però... che c'avevi 100.000 lire comunque eri contento pure che avevi 17 anni, 16 anni, comunque era un buon... Eh certo, tempi sì no chiaramente c'era meno lavoro no, in realtà possibilità più perché di... poi no in realtà io a 17 anni stavo ancora a scuola quindi avevi 18 20 anni no ma poi tutti questi lavori che oggi ci sono di che poi la gente si è inventata no i lavori stare su internet e produrre dei soldi sì. facendo un cazzo sostanzialmente o comunque mettendo a frutto le proprie, il proprio, il proprio sì. ingegno cioè una volta non c'era cioè una volta andare a scaricare sì. Eh, le casse, al le casse, il sì, sì, volantinaggio. Il volantinaggio, o volantinaggio. Sì, volantinaggio parlato ho che, tra l'altro, con Fritz. Il volantinaggio. volantinaggio non l'ho mai fatto, però lavori col furgone spesso perché poi gravitavo sempre con persone che, comunque, eh, gravitavano in ambienti di feste, un po' pure centri sociali, rave, quindi c'era sempre quello col furgone. Okay. E quindi scattava sempre la cosa: oh, mi dai una mano, domani c'è un lavoro, facciamo, svolgiamo la cantina della signora, vieni da 50.000 lire, 50 euro, quelli che erano. E quindi sì, lavorarci di questi ne ho fatti tanti. Ma sì, tipo, come cioè, tu sei chiaramente questo, questo, questo alone nero di cui ti parlavo, comunica molto questa cosa dell'illegale, dell della street life. Cioè tu mi dicevi che alla fine eri sempre in giro, no? Sì. Eh, quindi cattive compagnie? Cioè... Beh, cattive compagnie, quando stai sempre in giro comunque le trovi, non è che c'è niente da fare. Cattive compagnie che, posso, che poi si possono rivelare anche le persone più leali e più oneste che hai conosciuto in vita tua, ma che magari nella vita erano persone disoneste, però magari nel rapporto con te erano persone con cui certo. ti hanno dato molto, hai riscontrato dei rapporti di molta generosità, condividere tante cose piuttosto che uscire con eh, il gruppo dei ragazzini a far gara a chi ha la, la camicia più figa o le scarpe al tempo per noi non era proprio, cioè era talmente diverso quando eravamo giovani noi che. Comunque, potevi andare in giro un inverno intero con la stessa giacca e nessuno mai ti avrebbe detto: Ma che c'è solo sta giacca? Dì, no? Adesso credo che per i ragazzini. La scarpa, la se giacca. Se non hanno alcun... due giacche per l'inverno, o cinque paio di scarpe da cambiarsi, non sono contenti nel senso quando eravamo più giovani tutti quanti noi insomma c'avevi quelle scarpe quando le avevi rovinate le avevi comprate un altro paio no, perché il rap italiano no. non, non era ancora eh, no, in non voga <ride> non è stato più facile diciamolo tu hai iniziato sei del 79 tu sì, se ricordo bene eh, tu hai iniziato in realtà sei un po' la generazione dopo la nostra quindi hai iniziato con i vecchi sì. eh, hai iniziato cioè con i vecchi di adesso con i vecchi di adesso metà anni 90. Sì. però poi tu sei uscito comunque dopo con le prime cose all'inizio del 2000 Ma io ho avuto questa cosa strana che ho avuto il mio approccio con il rap proprio che è stato quando avevo 16 anni che eh, però era totalmente proprio alla cieca quindi vedevi questi più grandi, i vecchi tra virgolette di adesso che facevano le cose e volevi farle anche tu non avendo chiaramente quei 5 anni di... Di scarto che c'avevano loro in cui avevano già preso alcune cose mentre per noi era ancora cercavi di rubacchiare qua e là, di capire quello che facevano loro, ma non era molto facile. 16 anni, quindi periodo odio pieno più o meno. Se sì, abbiamo esatto. già localizzato il disco no, di per riferire... contestuare eh, il caso, più o meno 95, e quindi ci limitavamo a fare del freestyle in giro perché comunque sempre in giro, così cazzeggiando a un certo punto, giro dei canne e dei freestyle. Però non, non ero mai riuscito a. Provavo anche a scrivere i testi, ma veramente non sapevo proprio da che parte iniziare. E a quel tempo repavo con Fezz, Fez, eh, che al tempo c'era questo gruppo e si chiamavano RH Negativo, okay. in seguito Scimmie sì. del Deserto, in seguito. Okay. Eh, le ultime cose che ha fatto come artista solista. E lui già aveva dei testi, già era bravo, comunque già c'era ben chiaro quello che che andava fatto e quindi con lui a volte ci siamo trovati in questa saletta dove andava a fare le prove lui e io da là cercavo sì, quando veniva il mio momento cercavo di fare il mio freestyle le cose ma capivo che era comunque, che era molto più forte lui e quando era arrivata la cosa mia era una cazzata quindi però mi sono messo con lui a fare un po' di cose, abbiamo fatto anche un paio di concerti se non mi sbaglio, uno all'Intifada, uno al Brancaleone di apertura ai vari, gente più grande, sai, noi 20 ore prima suonavi, facevi la cosa tua. Dopo Dopodiché ho capito che, che no, che non ci stavo troppo dentro e ho cannato, smesso, per poi riprendere verso 25. Quindi, dai 16 ai 25 anni sono stato spettatore, cercando ancora di. perché mi è sempre interessata comunque la cosa del rap. Cercavo sempre di capire, magari mi scribacchiavo pure il testo, così nel frattempo cercando di venirne a capo. Però finché non, non, non vedevo che c'era qualcosa di è, eh, non so mai, cioè sì, non ho mai più avuto la cosa di dire... è sempre stato Noiz. Sempre stato Noiz. Noiz nome da writer? Noiz nome da writer. E Narcos? E Narcos me lo ha affibbiato Metal Carter, quando appunto a 25 anni salì su un palco della Snia Viscosa, c'era questa festa alla Snia, e alla fine c'era il momento di Open Mic e io stavo con Cannas, uomo. e lui dice a me: saliamo, saliamo, saliamo sali pure te perché sapeva. E comunque eh? siamo saliti, <ride> abbiamo cantato. Io ho cantato e sotto c'erano i truce boys come spettatori. E quando sono sceso, che già ci conoscevamo, ma oh, grande è spaccato da paura tu devi cantare ah, con pro. noi. Tu devi cantare con noi. Devi cantare con noi. Dico: vabbè, dai, becchiamoci pomeriggio. Facciamo così. Eh? Il giorno dopo, telefonato, becchiamoci. E eh? da là è alienato tutto. 2002, 2000, 2000, forse, primi 2000. Ma l'avresti detto che la cosa ti avrebbe portato mai. a vivere di quello? Mai proprio nella maniera più assoluta. Non l'ho pensato mai fino a pochi anni fa, comunque quando ho cominciato realmente a. Dire. A, a suonare in giro, sì. a capire che la cosa cresceva. Beh, suonare in giro è parecchio, ormai che suoniamo comunque dal 2005, già no, suonato. Ma anni, chiaramente, sì. Quando ci hai cominciato chiaramente a guadagnare qualcosina, a non essere solamente la cosa che imbarchi da solo con un treno che a la vecchia storia che tutti conosciamo, che abbiamo certo. fatto tante volte senza beccare lira, dormendo nella camera di quello che ha organizzato la serata sul divano e compagnia bella. Quello propongono... Dal primo albergo ancora adesso... un appello agli organizzatori, non dormiamo a casa di nessuno, non più, l'abbiamo già fatto, l'abbiamo già dato, grazie. Forse dal primo albergo in cui mi sono trovato a dormire ho detto, cazzo, vedi che forse... Primo due stelle hai cominciato a dire... Uh, si può, fare, sì, si allora può fare. fare, Ma senti, tornando un po' alla questione graffiti, tu graffiti comunque non ti hanno mai abbandonato? No? Sei ancora Beh, no, Le ultime volte che sono andato a dipingere per, per, per divertirsi, per passare un pomeriggio così col sole, il muro così che ti fai con gli amici perché comunque ti piace è bello, è una cosa rilassante, cose minimamente più. Che potrebbero portare delle complicazioni, non è più il caso di farle proprio perché Vabbè, abbiamo certo. già tanti problemi e cose. Quindi <ride> ci manca ancora pagare i danni o le cose. Quindi, no, però. Sì, ma è una, una cosa che mi piace. Legato, stavo pensando, legato al, al discorso dei graffiti, poi c'è anche il discorso dei tatuaggi. Deviato sul discorso dei tatuaggi. Per un... Tu sei stato tatuatore, non sei più tatuatore adesso? Non sono più tatuatore operativo, perché comunque sono più di due anni che ho sospeso, però ho tatuato per quasi dieci anni comunque, lavorando a studio per 6, 7, 8 anni. Cento celle giusto? Ho cambiato vari studi, ah. ho lavorato per parecchio a Viale Marconi, ah. per più del, la maggior parte del tempo, poi gli ultimi 3-4 anni a Centocelle in due studi diversi e prima di tutto questo tatuavo a casa, avevo una sorta di stanzetta dove tatuavo. Mm. E mo comunque per, per lavorare a studio, chiaramente eh, la gente ti chiama, prendi degli appuntamenti, inizi dei lavori che poi devi continuare. Se non c'è continuità e disponibilità non è che gli puoi dire guarda, io questo venerdì non ci sto. La settimana prossima non c'è sto lunedì, martedì e mercoledì. Giustamente, pure quelli dello studio mi dice che ho bisogno di una persona qua che non è quindi certo. se ne potrebbe riparlare un domani. Eh, se mi aprissi uno studio mio, dove magari lavorare tra gente e magari occasionalmente fai due o tre giorni. Dove poi mi sono reso conto che effettivamente il più che lavoravo era gente che voleva venire perché era fan e parlare con me, perché eri noi snarchi più cioè. che come datuatore. Mm. Comunque mi è sembrato sempre anche un po'. Non una mancanza di rispetto, però non bello nei confronti dei tatuatori. Che comunque la loro cosa è quella. Quindi si sono fatti il mazzo per una vita per arrivare alla loro cosa e vedere che magari tu c'hai più clienti, di uno che è molto più bravo di te, perché tu hai la cosa della fama e quello c ha, ha l'arte sua. Che comunque che ti devo dire? Non è. è anche il, 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 il tatuaggio è un lavoro talmente di passione talmente importante che. Eppure lo sminuisce uno che ha il doppio lavoro, che fa il cantante e poi fai il tatuatore, così. Cioè penso che nel tatuaggio ci devi sputare veramente l'anima uh -huh. e quindi non è manco giusto comunque, penso che tu stai là capito? a farlo come, come un hobby o come una, un secondo lavoro, non lo so, è un lavoro veramente che ci dedica tanto di quel tempo che io non avevo più quindi ho dovuto sospendere. Riguardo la musica, tu hai sempre ascoltato hip hop o anche come il tuo primo disco non dormire c'è una forte influenza allora va detto una cosa viene spesso, spesso detta questa cosa che, no. che io suonavo in un gruppo metal mai suonato nessun tipo di strumento no, non lo so, so che no. era una e leggenda metropolitana nel, nel disco non dormire ci sono parecchie influenze di quel tipo perché il, la persona con cui l'ho praticamente prodotto che anche suonava basso e chitarra e arrangiavamo insieme i pezzi Parecchi di quei pezzi li ho prodotti io, però chiaramente arrivavo lì con una struttura di una base molto approssimativa e quindi levavamo il basso e lui ce lo suonava vero, aggiungeva una chitarra, quindi c'è molto di quel suono. Perché questo ragazzo con cui collaboravo, Stefano Casanica, aveva il suo gruppo che era Undertakers, che era mm. un gruppo comunque abbastanza duro. E quindi quando io gli. cioè, a parte quando si metteva a fare il giretto di basso così per chiudere la base, comunque era figo pure metterci del suo. E quindi parecchi pezzi hanno questa quest impronta anche perché giravo più con, con punk e toni che con, con B-boy. Quindi comunque spesso mi trovavo più ad andare ai concerti punk o che andare ai concerti grind che andare al concerto rap. Che al tempo, comunque, a meno che non erano quei pochi gruppi, tutto tutto là, era una mezza merda. Facciamoli là c'era la cosa dei freestyle, anche adesso è così. Sì. <ride> <ride> no, per dire. Cioè comunque mi piaceva proprio andare a sti concerti anche con tutto che magari la musica non era delle mie preferenze cioè, Manco mi piaceva, però mi piaceva l'ambiente, cioè, ah, tutti amici Non sei un appassionato per ciò di... No, ti dico la verità, cioè, ho sentito sempre un po' di tutto, per lo più sempre rap devo dire la verità, sempre hip pop mm. Però mio fratello, per dire è la persona da cui ho preso i primi campioni, che ci aveva vagonato di cd dentro casa Io il primo disco mio, pure il secondo se c'avevo delle basi, sono dei CD che ho preso a caso dalla sua e libreria. Sentivo, schippavo finché non trovavo un sample che mi piaceva, al che lo piavo, lo tagliavo, paro paro, senza mm. troppo tagliarlo, così, luppone e ci mettevo la... anche ah, di Verano Zombie? Verano Zombie ci stanno due o tre basi mie. Mi sa so. uh -huh. Beh, Verano Zombie? No, Verano Zombie è, è un ladrocinio. Ah, ok. <ride> Mezzo ladrocinio è una base che è una base americana di copyright. Uh -huh. e che comunque è uno abbastanza underground che quindi non è che l'avevano sgamata in tanti l'hanno sgamata dopo anni e anni che era questa ah, che base di copyright so. dove però come al solito che facevamo noi c'era sempre delle additional kelp e cose che quindi tante volte potevi anche mascherarla ok come altri pezzi che stanno su non dormire pure sono basi americane riarrangiate tipo chabon è sì. una base di The Game, arricchita okay. con un sì, basso, sì. con una chitarra. Sì, sì, sì. Un'ultima che è proprio una base di 50 Cent, però ancora lì eh, c'era il basso suonato sopra. Beh, anche senza non, regole, non per dormire. Però, però, aveva cioè. il pezzo, cos'era Tragedy di Kaddafi? No, Non Dormire è un beat di Sinai. Che però è lo stesso campione usato con da... lo stesso campione. Un pezzo di B.I.G. io mi ricordo Tragedy con i Mantag, c'è il rumore della. Del bossolo del proiettile che inizia, no? Pezzo di B&G, non mi ricordo. No. Però c'è quel cantato: Sometimes Ah, no. Che ho capito no, no. che hanno usato Trajan di Gaddafi Trajan ah, di Gheddafi okay. con i mantaggi. comunque insomma, mi esalta questa roba di usare quel cazzo che vuoi, cioè le basi di Al Cioè, L'hip hop dovrebbe essere così, adesso ci sono troppe menate. Parentesi, poi la chiudiamo. Il sample, hai preso questo sempre. Bisogna dichiarare, bisogna... cioè, si è persa la libertà di fare musica. Secondo me, che è la, la forza del del dell'hip hop fatto distinto, no? cioè, boh, mi piace questo, uso questo. Cioè, ti dico la verità uso, me lo ah, prendo. Anche perché al tempo non eravamo in contatto con tutti i produttori più fighi che ti davano le basi più fighe. Quindi io molto da autodidatta tentavo di. di comunque di cercare di fare le cose al meglio io. <ride> Ma quando non ci riuscivo comunque mi piaceva, io comunque le strofe me le scrivo sempre su basi americane perché comunque sì, sì. di casa non è più a scrivere. No? Quello a un certo punto dicevo, sti cazzi uso questo me la uso secondo me tu hai, hai dato un po' una, magari involontariamente, non so, una, una svolta alla percezione nostra o nazionale del rap romano perché comunque noi siamo sempre stati abituati a ascoltare eh, e a conoscere i, un po' quelli dei i capostipiti del genere, no? vabbè, il Cor Corveleno. Cor io ci metto anche Amir perché comunque è una persona che... Cioè, comunque lo stile è sempre stato molto definito da Roma, arrivava quel tipo di roba. Sì. Molto dritta. Adesso poi chiaramente negli ultimi anni con anche tutti i vari fenomeni, i Gemitites, i Med, beh, i che non è romano, però eh, poi dopo ci sono state varie cose. Però la prima volta che ho detto, oh, si va in una direzione un po' parallela, è stato quando è poi uscita la, la, la vostra roba, no? Mm. Come... Cioè, tu la senti questa cosa e soprattutto come ti relazioni con la scena romana anche classica? Cioè hai dei riferimenti delle persone con cui eh, che magari hai ascoltato quando hai iniziato a scrivere. Beh, eh, chiaramente Colle sono stati i, i primi eh, i primi spunti, i primi anche i primi a, a darti quella cosa di che figata questo che fanno questa cosa. Voglio farla pure io. Cioè, che fighi, come si fa? Poi chiaramente. A Roma per anni non c'è mai stata quella cosa che c'è, cioè anche adesso se a me mi viene sotto un pischello come mi scrivono spesso oh dammi una mano, io voglio fare rap ma non ho una dritta che una, tu c'hai mille ganci, dimmi come si fa, correggimi il testo e cose, anche mo io ti dico no, guarda, arrangiate da solo, figlio mio perché comunque non è che io posso stare, quindi al tempo pure non è che c'erano ognuno. Quel piccolo che riusciva a scoprirsi lo teneva bello che per sé, non è che voleva condividerlo. E non gli piaceva manco che usciva troppa, troppa gente a farlo. Era come di. se lo sputtanano entro breve. Comunque uno c'ha paura, sai. Dici: mo questa cosa è figa! Se poi la fanno tutti stretto, quanti, se poi cioè. la fanno tutti diventa scrauso. Come in realtà da una parte è diventata. Dall'altra. Mi sono sempre beccato parecchio con eh, alcuni di gente di borgata, con Supremo che fa proprio parte del crew mio dei graffiti, gufo. Sì, altro che non abbiamo citato, ma ovviamente storico, e... esponente Che era comunque un po' eh, il senior de, del crew nostro dei graffiti, era quello grande da cui capito. E le prime cose le ho viste fare a lui con quattro tracce a casa le prime cose che poi non sapevo manco da che parte veramente si iniziava vedevo lui registrare da, da fan comunque da quello che cercava a farlo però senza manco sbilanciarsi troppo perché comunque sei pure imbarazzato sai dici questi lo fanno da un botto ma io qua mi metto a cantare dentro casa sua per un coglione capito cioè cerco di evitarmelo e quindi da questi ho sempre avuto tanto stimolo e tanto tanta voglia de, de cercar di cercare di fare quello che facevano loro però purtroppo appunto a Roma c'è sempre stata questa cosa un po', un po' tanto di competizione che quindi nessuno ti regalava niente, capito? O te lo trovavi da solo o, o ti attaccavi. E eh, tu te lo sei trovato. Io me lo sono trovato, piano piano, cercando di non copiare gli altri, chiaramente avendoci in testa lo spunto che, che ti potevano dare, però con l'idea di dire io, se io non riesco a scrivere un testo alla cieca così, no, che parla del più e del meno, ma io provo a scrivere le cose che, che mi piacciono a me. E credo che quella è stata un po' la forza de, del e del Truce Boys, che comunque se ne è fregato dello stereotipo del, del rap, di come si faceva all'inizio. Più o meno i testi erano impostati molto simili, va bene, la città poi era diverso. Però il rap nostro dall'inizio, quando, cioè quando io avevo capito, all'inizio non avevo capito, quindi la roba mia non era d'impatto. Però quando ho a fare le cose del Truce Boys e quindi ci davamo una linea guida e là subito quando abbiamo creato la prima cosa c'era un qualcosa di magico che era nostro, che era figo quindi credo che eh, da lì poi uno è stato sempre, avete è tenuto, seguito quel si ha tenuto quella forma e ha detto okay, questa è la cosa mia, io faccio questa, continuo a fare questa e infatti, e è, fa ah, un infatti certo, ha funzionato miglioravo. proprio in quel senso Trade from the crate, però quest'oggi non li tiro fuori io, li tiro fuori Bosca esatto, oggi cambiamo, fa bravo, eh. partiamo con che sono caduti, non guardare. Eh. Ok. Si vedono già gli altri. Partiamo con questo per ovvi riferimenti. Ah! Che bella busta! Da che spigni rap da quando è uscito il Matic. <ride> da paura. E questo c'è cioè, la domanda? Eh, beh, qua è no. un, 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 un. È un disco di riferimento. un per disco te. di riferimento no, no, per Scherzi. Te. Questo è il classico disco che io adoro perché è di poche tracce e non ne devi skippare manco una bravissimo È proprio il trick di fare un eh, disco: è, è quello ed è stata la cosa che io insistevo con Fritz quando facevamo lo che Ho detto: fai un disco solamente massimo. Vabbè, pieno da SNP. Facciamo se dobbiamo fare l'NP, massimo 10 tracce. Poi io sono famoso per non fare mai tre strofe, ma farne al massimo due. due a volte una e ritornello, a volte è uno strofone senza cioè, ritornello. Non esageriamo anch'io. A me, un dopo un po', lo stesso pezzo pure ci stanno quei pezzi che dice merita la terza strofa. Però. C'è un altro disco che è fatto come questo in tutto e per tutto, che io adoro. È il primo disco degli Iron Maiden, si chiama proprio Iron Maiden. Sono dieci tracce, non ne devi skippare manco una, e me lo sento ancora oggi, dall'inizio alla fine. Perché, magari, in un viaggio in macchina a, a Milano non è possibile. A Milano arriveresti a The World is Your, <ride> e sei arrivato dovunque a Roma. Magari devi rifai pure un altro paio di tracce. Devi quei... andare nell'ora di traffico per sentirlo Beh, nell no, trafico, è sono Nell'ora di traffico, sono di quei dischi che te lo riesci a sentire tutto quanto, senza che ti annoia, senza che dici abbiamo cambio musica. E sotto ogni traccia è una bomba ed è mega di riferimento come no, certo. Ok. E secondo purtroppo non ho il vinile. Io, allora. io, io dovrei averlo, ma l'ho trovato, trovato. l'ho perso. Ho ah, che bom! Io ce l'ho il vinile di questo, ecco, grande. Facciamolo Ma vedere, che non l'ho fatto fare? vedere. Allora, questo senti che numero. questo Il primo di Necro. Questo stavo in fissa, questo album me lo volevo da morire e non sapevo come prenderlo perché al tempo ancora internet era un po' complicato da comprare, rischi su internet. Mia sorella andò a Amsterdam, eh, non mi ricordo per che occasione così comunque, manco che è la tipa che fuma, una che è capitata a Amsterdam così, pure una insegna matematica comunque. Una, 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 e la mandai da Fat Beats a comprarmi <ride> i negro e I nick drugs. E il tipo di Fat Beats che al tempo era il Melvin, mi sembra, un tipo che conoscevo pure io. Mi ha detto, Senti, ma perché ti stai a comprare questo disco? Ah, così sorella. te l'ha scusi. Sì, cioè pure lui, comunque, testa un po' hip pop, questo qua, comunque, non è che gli piaceva proprio la roba del negro. Guarda, è il disco per lei questo. Eh, no, gli <ride> ha detto proprio, Scusa, ma è una curiosità, perché ti stai a comprare? Sto ah. gli dice, No, guarda, è più mio fratello, che sta in fissa, <ride> e me lo porto a lei. Io, mega contento, lei, ma che cazzo di disco mi ha fatto <ride> Questo è una bomba. Questo eh, è, sì. è veramente una bomba di album. Bellissimo. Beh, questa è una grossa influenza. Sì, a... da morire. Sia Oltre ad essere livello... necro. Eh, sì, sì Prova no, a livello quel... sia della scelta delle basi di quel periodo che comunque pure lui è un fanatico del Sample abbastanza Pentera. Non è che sì. taglia così. Sì. Tanto. Tu l'hai conosciuto lui? Sì, ci sì, ho, sì, ho suonato insieme due volte. È un bel matto. L'ho portato a pranzo a San Lorenzo, mi ha fatto fare delle figure <ride> barbine. <ride> ordinato tutto il menù praticamente assaggiando una forchettata e, e facendolo portare indietro che non gli piaceva ma dai. in un posto comunque in osteria di queste Nabettole, San Lorenzo. E comunque è tutto buono, sono una matriciana. No? Sì, vabbè, ma pure tu non ci capisci un cazzo, sei americano. Vieni qua, <ride> eh, gli chiedi al tipo di mettere il parmigiano sugli spaghetti con le vongole, cose del genere, si. non c'hai cognizione, eppure puoi fare il cliente quello però devo dire un genio, un mostro soprattutto come imprenditore di se stesso è uno che veramente si è fatto strada fino a fare un disco con Cool Rap, fino a farsi accettare da Premiere, sì. farsi... cioè quando faceva questa roba ancora non era no, ben Ma poi ben devo dire una cosa, quando è uscito questo pezzo è stato uno dei primi pezzi che ha avuto una forte impronta anche visual perché col video c'è stata una delle prime cose testo. che veramente a parte il riferimento ai Need Love e al Cool J, comunque esatto. vabbè ma è stata una cosa che veramente ci ha flashato. Mi ricordo, lo suonavamo parecchio ai tempi, proprio perché ci aveva impressionato anche proprio come si poneva nei confronti. Questo io del... penso per quanto stavo in fissa per questa roba di negro. Eh, il video di I Need Drugs è un estratto. Di, io mi sono comprato il DVD originale di Negro ce l'hai. Ha visto? C'è cioè, tutta qua scorribanda per strada sì, di lui sì. che va a capir i pezzi e le cose e questa è, cioè, è solo una parte De, eh, e c'è quell'altro tipo con la papalina oh, che sta verso che tipo gli fanno uno scherzo, poi non so eh. se l'hai visto bene il dvd com è. Eh, se no mi ricordo Vabbè. lo rivedo da, da comunque anni. è una forza quando è. è uscito il secondo disco c'era il dvd e avevo preso il dvd Sì, sì. io penso di questo, c'ho pure i singoli, i Croc Roaches ah. e Fuck you, Your fucking, fucking Split Your Fucking Split è bellissimo Sì, ho quasi tutti i singoli in vinile ah. ho c'ho pure l'album Sì, ma è, è stato sicuramente molto influente, stavo in fissa e l'ultimo, questo sono dovuto andare a fare Ah, me. che bomba? Ce l'ho pure già beccato. Oh, c'è sì, anche un gran bel campione. Pure... Su questo. È questo? campionato, sì. Io che... l'ho che... campionato. No, io. Ah, c'è cioè, eh, un bel campione. Io l'ho campionato, ma non ho mai Lafer. fatto uscire. Così come Gabriella Ferri con, con la chitarra. Il sì, nome no. Moro. Sì non mi Moro, bravissimo. Ah, scusate, ah. Bellissimo. Io pure l'ho campionato ma non è mai uscito, c'ho cioè, pure io sto venilo. È stupendo, non potevi fare scelta migliore. Bosco. Basta. Perfetto, ragazzi. Tu in generale hai avuto un'evoluzione secondo me negli ultimi anni pazzesca a livello di, di proprio di evoluzione, di scrittura, di flow, di presenza sul microfono. Eh, quanto tempo dedichi alla musica in generale? Cioè sei uno di quelli che ormai dà per scontato come molti di noi che si scrive un pezzo e si scrive Oppure ti ci metti, ti studi le robe, le rime, le metriche, perché hai anche molti riferimenti dentro poi magari appunto a roba, spesso fai citazioni a roba americana, no? Mm. cioè comunque hai una mentalità molto mm -hmm. 360 quando scrivi. Mi, mi risulta difficile, poi mi sono reso conto da un po' di tempo, cioè prima il mio metodo di scrittura era che mi alzavo la mattina con talmente tante idee in testa che non facevo neanche un tempo a voler fare colazione che già stavo con una base a scrivere sul computer. Proprio che cioè, avevi proprio bisogno, capito? Mi alzavo, mettevo play, la prima cosa che sentivo volevo scrivere. Questa cosa purtroppo mo non me, cioè, mi risulta proprio difficile che dal nulla prendo e mi metta a scrivere, però ho riscontrato questa cosa che nel tempo uno ha acquisito comunque la capacità di saper fare queste cose. Quindi se comunque io ho una motivazione valida per voler fare quella canzone con quella persona o per me o su quella base. Io, dal momento in cui ho, un momento in cui ho, sto con la testa, va bene, posso mettermi lì tranquillamente, lo so fare. Quindi mi metto là con la pazienza, lo vio e lo faccio. Mi e manca è più l'esperienza che l'ispirazione del momento adesso. Eh, ma quello, che è normale, secondo me, quando passi una certa. cioè, è una cosa che eh, io ho un però po, è po' di brutto, anni. Che... Era bello mettersi a scrivere quando proprio c'è la cosa. Certo, di... La fotta. Quindi, mo, ho 10 metri, ci stanno pure volte che dici, ok, anzi, tante volte che il pezzo dici, devo fare questo pezzo, ma lo rimando, lo rimando, lo rimando. Lo rimando e non te ci metti mai, e invece magari. la porta che te ci metti e lo scrivi veramente in un quarto d'ora, 20 minuti. Non ti capita di sentire magari il ragazzino che fa la strofa che spacca e dicevo: oh, Devo rompergli il culo, devo fare meglio, eh? Sì, sicuramente. Devo dire, però, ho fatto un bel po' di roba. Cioè, nonostante non so tutti questi anni, però, se vado a prendere tutti i featuring che so, forse più dei pezzi che ho fatto in realtà nei dischi, tutti i dischi, mixtape, le cose. Cioè, sento un pochetto che comunque non ho scritta di roba per averci quella cosa. Poi magari se, anche perché noi facciamo sempre la vita e comunque suoni sempre, graviti sempre nell'ambiente rap, frequenti tutta gente che fa rap, hip hop, quindi magari se adesso mi fermassi per quattro mesi, me ne vado, che ne so, in Guatemala, in un posto così, e conduco una vita totalmente differente dal ciao bello, allora come va, domani in studio sentiamo la base, eh? Allora sicuramente ritornerei e magari mi metterei a scrivere come uno scrittore, come uno che ci ha immagazzinato qualcosa. Adesso come adesso un po' la. la subisco questa cosa che dici ti metti a scrivere quando devi scrivere o quando si sì, vuoi scrivere, però non è proprio in quel momento che ti vengono le idee, è quando vuoi scrivere perché comunque vuoi fare quel pezzo, vuoi fare quella collaborazione, vuoi riempire quella base. Però è difficile trovarsi proprio con la cosa che, cazzo, fammi scrivere, fammi scrivere, al volo queste cose importanti importante. Cioè, non, non mi risulta più troppo, far, cioè, troppo congeniale scrivere così. Insomma. Ma lo senti il bisogno adesso? Come oh, no, di. No, no, no sì. ma anche di staccarti, dire tipo me ne vado quattro metri Sì, ti piacerebbe fare? Sì, sì, no, voglio farlo. Minestralmente, appena c'ho un attimo di tempo, voglio farlo perché dopo un po' non sembra, nessuno lo dice, però pure andare in giro, ciao, grande, facciamo la foto entra prego al locale, tieni la bottiglia, destabilizza un po' le persone, non è che uno dovrebbe anche rendersi conto di essere un individuo nel mondo che, che non è che puoi campare di pane e rap tutti i giorni, sì, eh. sì. Cioè, non fa bene comunque penso no certo, però in realtà sì, vivi, vivi un po' quello che è la conseguenza della musica che fai, cioè automaticamente sei trasportato in un mondo che ti... Ti, ti obbliga a pensare a muoverti in eh, un certo modo. Ho capito, modo. però anche ti, ti indirizza in un certo tipo di vita e comunque non è quella reale, cioè è quella di te che fai rap, però non è che, che ne so tu potresti stare in qualsiasi parte del mondo e non sei nessuno, cioè, nel senso certo. se, non, se non ti metti a parlare con la gente non è che nessuno ti viene a parlare perché sei quello o perché sei quell'altro, quindi se uno vive una vita di troppi anni a fare queste cose sicuramente ti destabilizza un pochetto come mm. persona immagino, non è che... Sì, sì, sì. No, cioè un, po troppo, un po' troppo noise, un po' poco Emanuele eh, che no, quello comunque sia cioè, fuori, se stai in Italia qualcuno per la maggio, cioè. ne conosci poca di gente che non sa chi sei se graviti certo. sempre nell'ambiente rap questo voglio dire e non fa bene secondo me avere sempre a che fare con persone che ti mettono in una posizione perché fai quello che fai è anche figo quando tu Sai a Istanbul un pomeriggio, conosci uno, diamoci un caffè, Fatto. che fai tu nella vita? Io faccio questo. Cioè. Però è molto interessante questa cosa che mi, che mi dici, mi fa riflettere parecchio, perché io invece spesso anche quando vado fuori cerco sempre di, di esplorare nell'ambiente che è il mio, cioè anche quando vado per dirti, mi capita di viaggiare, vado in America, eccetera, vado a cercare quello, cioè. vado a cercare un'altra faccia di quello che è il mio mondo ideale dove so che sono comunque protetto faccio molta fatica a aprirmi oltre eh, eh, certo. questo, questo... Eh, però quello è proprio la cosa che ti volevo dire io che comunque a lungo andare sono uno per troppi anni vai sempre nella zona comfort comunque quando ti trovi che ne so, a una cena con uno che, che fa ingegnere uno che fa il muratore uno che fa che si parla del più e del meno tu sei abituato a parlare con gli amici tuoi del rap e eh? oddio, qua mo che gli dico a questi cioè, dopo che eh, capito eh sì effettivamente c'è quel rischio cioè, socialmente sempre... diventiamo un po' dei problemi eh quello, bisognerebbe sempre un po' coltivare anche la, la parte normale del mondo con i tuoi fans più giovani con i ragazzini che si ascoltano i tuoi dischi come ti relazioni? al di là del fatto di poi di doverli incontrare magari in delle situazioni pubbliche eccetera hai, adesso che cominci a avere una certa età hai un minimo di ti senti un senso un po' di responsabilità più addosso sapendo che poi questa cosa arriva ai giovanissimi Sai so che è una domanda un po' del cazzo, però in realtà è una cosa allora, che io spesso quel, mi, mi quello pongo. Quello pur, pur risultando un po' testa di cazzo dico, no guarda io non... Cioè io, io ritengo che ogni persona deve essere in grado di scegliere quello che è bene e quello che è male per lui. Come è stato per me, come è stato per tutti quanti. Quindi non è che puoi chiedere, potevi chiedere a Jim Morrison di essere eh, scrupoloso in quello che faceva, perché se no una serie di... cioè nel senso, ogni cosa contestualmente al periodo storico dove è stata vissuta... Eh, cioè, mh, non puoi accollarti la responsabilità che dovrebbe essere di un genitore, di un professore, della tua, dei tuoi scrupoli personali, che io in modo ho rovinato la vita perché ho detto questa cosa, cioè, non esiste, allora tu vuol dire che sei un decelebrato, che se uno dice buttati dal ponte dice butti, quindi mh, questa cosa non mi è mai, me l'hanno detto mille volte, guarda che tu devi, c'è cioè, la responsabilità dei giovani, io perché ho la responsabilità? Io sto facendo la mia arte e a me piace farla così allora voglio di a Marilyn Manson che deve essere, voglio ad un altro. Cioè, alla fine devi essere tu che riesci a filtrare. Che poi chiaramente certo ci stanno persone che non sono sempre in grado di distinguere il bene dal male e compagnia bella. Però no, cioè, è giusto che il ragazzino se trova davanti i Mengoni e se trova davanti noise narco, se no, se si trova è e decide qualcuno, quello che, che vuole scegliere Se si trovi davanti i Mengoni no, in no, generale no, per <ride> dire, fattene <ride> esempio, poi tu decidi che cosa vuoi. <ride> Io non, sto imponendo niente, quello io non sto imponendo niente a nessuno, anzi, Mengoni, impone, cioè chi per lui impone la sua musica che sta in tutte le radio, in tutte le televisioni. in tutte le, Gente come noi che fa musica a tempo di nicchia, mo' della nicchia più grossa, sei comunque uno che non lo trovi su MTV, che non lo trovi sulla testata del giornale, che non lo trovi in radio, che quindi tu lo vai a cercare no, e no, tu d'accordo con te. di quello che ti sei andato a cercare come se vai a cercarti un porno normale è una, è una cosa, se vai a cercarti il porno con gli animali sei tu il depravato non è che... cioè poi quello c'è sta o non c'è sta nel senso tu come ti vedi nel futuro, cioè ah. continui a pensare di investire su te stesso come rapper o, o pensi di avere anche un, magari in futuro un ruolo di produttore me nel senso che, non di pop? Cioè, mentore, piace... produttore, tirare su mi piacerebbe gente. molto e so, c'ho sempre questa convinzione che comunque dopo un po' di anni l'uomo fatto e finito e cresciuto sul palco non c'ha più quell'impatto del pischello quindi arrivare a un certo punto sì, mi sono visto tanti rapper di una certa età ancora a spaccare il culo eh, però mm, forse non è il mio caso cioè, non è so, la tua ambizione no, cioè. non è manco il mio caso Cioè, non sai. Gesì, eh, non sei in As che diventa una cosa comunque in giacca e cravatta al Madison Square, capito? Comunque resterà sempre una cosa un po'. Mm. In base alla musica che fai, Beh, potresti essere un Danny Treco. Però, del, però del rap però, tu no? Eh no, sì, tipo... figurati. Però, però allora, ti, comunque... ti, ti cito, però. Una cosa che, che giustamente diceva Freddy Fox, Bampinacos, in un'intervista che ho sentito recentemente, che forse ho già citato altre volte, però mi ha veramente colpito. E lui dice: Io ho quasi 50 anni, forse ha, ha, sta facendo 50 anni, lui dice, sarebbe come dire. A un certo punto ha Frank Sinatra o un cantante che ha fatto tutta la vita quella cosa, che arriva a 50 anni e non è più età per farlo. E molti in America dicono: When you got classics, cioè, lo puoi fare per sempre. Tu hai i classici, certo. tu hai fatto dei classici che comunque rimarranno nel mm -hmm. pop italiano. Per assurdo è così, cioè tu vai in giro a fare canzoni che magari hai fatto dieci anni fa ai ragazzini tre anni sapere, di Vai a sapere, io trovo sempre difficile pure fare pezzi troppo vecchi nei live miei. Ah, ok. Che cioè, tante volte pure con Genji si dice, ma fa quel pezzo è una bomba, eh! Io così però a un certo punto dico quella cosa che noi non la direi più. Eh certo. E quello dice, diciamo, ma cazzo di fregatura, tu l'hai scritta, quella è così, è un classico appunto, la gente non ci fa manco caso poi sono paranoie tue che dici no io questa cosa non la voglio più dire perché ora non la penso più oppure non lo so poi vai, vai a vedere come andrà mi piacerebbe molto continuare a lavorare in questo ambito con altre persone cercare magari cioè il lavoro di studio è una cosa il lavoro live è un'altra chiaramente cioè comunque puoi fare sempre dischi molto fighi pure se hai 70 anni certo. certo sono live comunque se comincia a vedere che uno ha affaticato eh. ho visto Mono Fiction a, a Bologna che sono, uno miei, sono stati in uno dei miei gruppi preferiti, li ja, avete un po' addosso. Che, cioè. La fatica. Da eh. loro non ha suonato però per tanti anni. Per tanti eh. anni, eh, però piano piano ti dispiace pure, finché invece tu hai avuto quell'immagine mm. di quello che era da paura, poi vederlo un po' così, che perde Beh, un po' fatto. dei colpi, un po' ti dici pure che cazzo, era però meglio di che smettessi. E' Daddy Kane, che è uno dei miei eroi. Eh. Io l'ho visto suonare anche recentemente, questo è sempre un mostro. Cioè, i ragazzini stanno pure quello davanti il tipo di 50 anni che manda a casa tu. Ci stanno pure quei casi lì. Dipende. Bene, officion, c'hanno un rap, però bello fisico, che col passare del tempo si dedica proprio smooth operator. dipende, è una cosa molto soggettiva. Sì, boh. Comunque, te appunto te segui tanto, oltre ad aver prodotto basi, eccetera. Sei uno che segue tanto. E te lo chiedevo poi in questo discorso del mentore, del produrre altri dischi, perché sei un po' un produttore, ma nel vero senso della parola produttore, sei uno che segue le canzoni, segue il video, sì, sa come sì, deve sì, suonare sì, la sì, roba, sì. sceglie le, sì, sì. le produzioni in base a quello che deve essere sì, il sì, progetto. No, no, no. ci metto sempre parecchio a bocca, anche che la base non è mia, cerco sempre pure nella struttura di consigliare. Guarda, mi rendo conto che c'è pure un po' di competenza per farlo, se no non lo direi certo. tante volte. Anche perché ho riscontrato tante volte che, appunto, magari il produttore in questione facciano, Ah giusto, figa, perché chiaramente tanta gente produce non facendo rap, gli manca sempre quell'elemento dell'ultimo strumento che manca, che è la voce. Sarebbe no? Uh -huh. Quindi, tanti produttori sono fortissimi, non avendo mai cantato, hanno sempre quel limite che a volte leva questo e de troppo. Sai, sai c'è ragione non sai? Sì. perché, comunque, pensando sì. solo alla produzione, eh, non sanno mai poi qual è, quanto tu andrai a riempire, o pochi produttori. Non, cioè, pochi produttori hanno questa, questa capacità di capire fin dove deve andare la musica e fin dove deve, deve, deve arrivare deve, eh. però sì mi piace seguire più o meno tutto sì, pure il, quando sto al mixaggio pure che invece è la cosa dove non ho proprio cognizione di parola perché non, su mix master e compagnia bella okay. non ci capisco perché ho troppo alzo le mani forse al, sì ehm. perché non, ho mai cioè, non mi sono mai eh. interessato tanto Fino a quello però se, se si può di una cosa sì, mi piace mettere bocca. Sì. Volevamo chiederti come ti poni vivendo, facendo questo lavoro comunque in Italia. Beh, io sono ancora uno che è dell'opinione che quando non ci sarà più per me un posto o una svolta, come se diciamo a Roma, sarò ben felice di abbandonare l'Italia. Cioè non è un posto dove sinceramente uno come me, non dico come noi, perché ognuno poi si trova bene dove sta. Però io almeno personalmente non è un posto dove mi trovo proprio bene, ho vissuto qualche, qualche anno in Olanda quando ero più, più ragazzo e comunque cioè, vivi delle cose, comunque in Italia, sicuramente lì non vivi delle cose che vivi in Italia, la bellezza di andare al baretto, di mettersi lì a parlare e compagnia bella, è una cosa che ognuno che è italiano ce l'ha gli mancherà e avrà voglia di, di riviversela quando vivrà all'estero. Però sicuramente per, per mille cose in cui gravita la mia vita l'Italia non è proprio il posto più adatto per farlo. Io sono stato fortunato ad averci eh, questa fortuna con il rap, quindi a, a lavorare con la musica, a poter andare avanti. Eh, e quindi per questo motivo sto qua. Se magari invece non facevo musica e continuavo la mia carriera di tatuatore e diventavo un tatuatore bravo, è me ne andavo freddo. sicuramente a tatuare da un'altra parte. Anche perché in posti come l'America l'italiano artista che sia un designer che sia un musicista che sia è in America è tipo capito certo. l'italiano ah, facciamolo fare cioè nel senso cioè abbiamo una cultura e comunque una volta portata da un'altra parte trova la gente pensa che sia qualcosa di meraviglioso io ho uno dei miei, miei amici che fa lo chef in Olanda e comunque anche solo con le nozioni che ha di italiane eh, viene la gente lo guarda così con gli occhi sbarrati perché comunque per Chef noi italiano. tu hai visto sempre so tua, Beh, nonna, poi in in tua nonna, tua nonna tu mangia veramente di merda, possiamo eh, per dirlo. No, cioè. no però cioè, anche uno che non è che dici chissà che, che skills che hai nella vita in certe parti del mondo solo perché c'hai la cultura italiana e sei stato abituato, eh, trovi dei riscontri e viene apprezzata. Qua chiaramente tanta gente talentuosa, tanti, tante persone molto talentuose, uno lavora a lama, per di dire, un altro tanti, lavoro, sì. c'è cioè, tanta gente sì. talentuosa sì. che è costretta comunque a fare lavori eh, approssimativi perché in Italia, comunque, con la loro arte non sono riusciti a Ascolti, Quindi, sì, ce l'ho ancora a morte con l'Italia. per Questo motivo, ma purtroppo, come, eh, come sappiamo, io ce la devo avere prima con me stesso, che non ho mai votato in vita mia, ad esempio, come tanti della generazione mia. E comunque, piano piano abbiamo mandato a rotolo questo paese, ce l'abbiamo mandato anche noi. Che non abbiamo mai votato, che non ci siamo più interessati. Che non abbiamo smesso di lottare de... quello chiaramente. Quindi non è che non puoi fare niente. Però sì, è un paese che comunque a me mi ha dato tante delusioni e tanti problemi che comunque cioè, ho del rancore serbo del rancore verso l'Italia. Sì. Sì, ma Ti volevo chiedere un po' dell'esperienza anche con nel porno del mucchio selvaggio certo. e la caldanotte che sono due sempre per restare legati a Necro, eh certo. necro visto che anche lui porno, si sì. è fatto un bel po' di guarda quello è più come funziona in Italia appunto per ehm, non, non che nessuno di noi ha mai detto che figata facciamo un video mezzo porno mezzo rap e invece il nostro amichetto caro Matteo Sweiz compagno mm. dei mille scorribande era a tutti gli effetti un regista porno regista. di quelli che lavoravano con la showtime, comunque che è una delle case più. Sì. di quelle che facciamo più roba. E quindi è più una cosa, sai, come sono nate una maggior parte delle cose nostre. O amico nostro fa gli effetti speciali, facciamoci, o quello c'ha una villa dove si può fare, o quello fa fin po'. Quindi cercavamo noi qualsiasi cosa che era, mi zio c'ha una ditta di magliette, da paura, andiamo a stampare magliette là. Quindi c'era questo nostro caro amico che era Matteo Sweiz che per caso proprio letteralmente noi stavamo registrando il nostro disco La Calda Notte dentro questa villa, io e Cicoria, dove c'era una parte che era lo studio, casualmente noi siamo stati parecchi mesi dentro questa villa che era vicino a Roma, a Castel Romano, a Castel Madama a girare questa a, a registrare questo disco. Stavamo proprio lì, dormivamo lì, c'era lo studio la mattina ci alzavamo, registravamo, facevamo. Eh. Essendo questo amico, Matteo, Matteo Sbiz era amico di questa persona che ci metteva a disposizione questa casa, gli aveva chiesto nello stesso periodo in cui noi stavamo lì a registrare il disco di girare appunto un film in questa casa, essendo una villa comunque grossa. Qua. Quindi ci siamo trovati nello stesso periodo nella stessa casa con loro che giravano il film porno in questione che era la calda notte noi che registravamo il disco uh -huh. che ancora non aveva titolo <ride> Perfetto. oh ma perché non tutte le telecamere che fai non tiriamo fuori in uh -huh. video rap. stiamo qua noi al piano di sopra tu al piano di sotto ci cioè stanno i porno star boom abbiamo fatto il video da là eh, noi siamo comparsi nel film porno chiaramente non in parti hard solamente in parti di contorno tra una scena hard e un'altra uh -huh. E quindi sono fuse le due cose. Il, il, il disco è diventato che si chiama come il film, il film è diventato che si chiama come il disco. Eh, cioè il, il, una eh. joint venture avete fatto. Io Beh. non l'ho vi, visto il film. Non è una trama, come sempre, interessante. Sì, e è? complessissima quello dei veri che rapiscono le tipe. No? Questo discorso cioè. è per sì, mucchio ah, Selvaggio. Ah, sono verissimo. comunque questi film di Schweiz, che il suo genio era proprio di dedicare molta. C'è 30 lanci in tutti e due, sì. giusto? Sì. Oh. Di dedicare molto tempo anche alle parti. Che diciamo che io mi sono sempre tutta. chiesto: immaginate quello che va a comprarsi il DVD al sexy shop. Che comunque per fare quello che vuole fare da solo, e poi si trova in quei momenti morti. Che di solito, chiaramente quando eravamo piccolini, tutti quanti. Sì, ma schippano ed io invece li ho sempre apprezzati. Sono un fan di salieri. Eh, la storia, eh, tutta eh, la storia <ride> cioè. ce ne per voglio. me era una figata invece sì, eh, infatti però... avevo apprezzato anche quella cosa cioè momento. temporeggiavi anche sulle parti di ma sì, Dio, se hanno senso però, sì, però credo che gli appassionati del porno si godano proprio tutto il film Dio, io no? non mi definisco l'appassionato so, del sono, porno proprio non sono, io sono invece io quello però i proprio... film di Salieri sì, per esempio i film eh, di Salieri sono sempre guardati erano anche quelli un po' più budget, un po' fatti meglio come si, si, sì, film di Salieri sì, sì, sì e eh, che ti devo dire, non lo so, però bene, sicuramente no. io se mi trovavo da una persona totalmente al di fuori a, a, a vedermi un porno e a trovare quei, quegli interlude di queste cose così, comunque dei guardi e che dici ma che cazzo è sto film, ma che mi so comprato? <ride> perché comunque <ride> c'è questa cosa è, dai, so, particolare, assurda. E comunque per queste cose abbiamo anche subito molti problemi, senza noi abbiamo fatto con leggerezza come al solito perché era una cosa da amici in molti centri sociali hanno smesso di farci suonare ah, per questo eh, motivo vabbè cioè. ah, certo Chiaramente mi sono trovato una volta femministe. orde di femministe <ride> impazzite fuori a un concerto nostro che non ci volevano far suonare noi pure abbiamo avuto problemi con le femministe problemi. in tempi sì, sì. diversi eh, che comunque vabbè manco apriamo il discorso perché è talmente grosso eh? ognuno ha le convinzioni sue insomma io non voglio spiegare niente a nessuno però sai che comunque Vabbè, ah chiaramente se, se avessero avuto delle nozioni rap come ce avute Snoop e compagnia Bella, cioè, ma ci sarebbe... Un, anzi, un problema minimo che abbiamo fatto prima. Però in Italia così, con sempre questa cosa in cui il rap è stato mischiato con le poste, i centri sociali, non si è mai capito bene de che beh, tu fai la musica politica e poi... Nel senso, è molto confusa sta cosa, capito? Doveva essere una cosa talmente tranquilla, invece è stata vista come chissà che cosa. Tutto quello che fai è molto legato all'immaginario. Te, ne parlavo con Bassi, dicevamo, mi ricordi molto, eh, cioè ti assimilo molto a Salmo, come modo di vedere la musica, legarla, cioè creare un forte immaginario nella testa di chi ti guarda. Quindi questo è legato, mm -hmm. adesso vabbè, al di là della roba del porno, che è stata una parentesi, ma anche i video, tutto la, il fatto dell'horrorcore, Mm -hmm. eh, anche la musica legata a questo, questo tipo di feeling di mood eccetera tu sei uno che segue anche parecchio i video giusto anche come no? loro ideazione, cioè quasi non regia però li segui ma io perché comunque ho sempre legato alle cose fighe anche l'immaginario figo quindi le stesse copertine dei vinili le stesse grafiche degli skate che ti dicevo prima cioè. essendo pure io diplomatico con grafica pubblicitaria comunque essendo stato grafico pure avendo fatto tante cioè, riconosco che tante cose, se presentate bene, veramente visivamente possono essere anche delle, delle mezze cagate. Però veramente è importante il potere che c'è all'immagine di qualsiasi cosa, nella pubblicità, in tutto quanto. Quindi sicuramente se spendo tanto lavoro appresso appunto alle sonorità, alla musica, eh, a quel punto l'immaginario non deve essere da meno, anzi gioca un ruolo molto importante per me. E poi sono molto pignolo, molto su quel punto di vista, essendo pure io che appunto ho disegnato tanto, ho fatto il grafico, sono, sono fissa con i font, con la calligrafia, con tante cose, quindi se a me mi dici, sai, te faccio io la grafica del CD. Non ti preoccupare tutta se sì, stai a posto. <ride> Vai, dai, dai, poi io ti faccio un culo così. Mo, cominciamo: il font non va bene. Eh, okay. Questo questi colori sì, non seguire, è. Devi cioè, sai quello che vuoi. E so vuoi... quello che voglio, quello che mi piace, soprattutto. Poi il mio sogno è appunto quando trovi quello che dici, oh, questo è un artista che spacca tutto e per tutto, carta bianca, io so che tu sei bravissimo. Mi piacciono le scritte che fai, mi piace lo stile che hai di disegnare, il modo in cui colori le cose. Eh? fai te, mi fido ciecamente cioè. quindi finalmente quando trovi delle persone così dici ok, da paura eh, fai come ti pare in altri casi ho sempre la rompe le palle pure per i video, te lo possono tutti quelli che, con cui ho fatto dei video comunque che rompo le palle sì, perché comunque boh. e sei passato da questo immaginario molto forte horror corni vabbè so che hai influenze Fulci, Bava, sì. eccetera, un po' come tutto il Truce Clamp. Sì. E ultimamente invece mi è piaciuto l'immaginario, ne parliamo dopo anche del disco di Local Zolli. però è cambiato molto, non c'è più un riferimento all'horror, è, è preso quest'altra vena che è molto adatta a te e anche a Fritz. Perché comunque quel disco sì, è stato molto Sicuramente, anche come sicuramente è stata cioè, questa cosa un po' ha deviato anche perché essendo in due molto attenti, anche Fritz è uno molto attento ai vari aspetti di tutte le cose non è uno che si limita a fa fare la base e poi per lui va tutto bene è un'altra persona che gli piace molto interagire nei video, nelle grafiche, nelle cose quindi comunque eh, tutti e due ci siamo molto piegati a cercare di, di venirci incontro sicuramente è tutto anche un immaginario, anche quello che mi appartiene e che non è che è una cosa che è al di fuori la cosa mi ha fatto strano, l'altro giorno ho fatto una foto di tutti i dischi miei che ho fatto, uno messo uno sopra l'altro, prende le costolette, il lato, eh? o a nero e a rossa, sono tipo eh, okay. 12 dischi, oh, eh, e poi c'è il Local Sun bello sabbia, così, ah. in mezzo, e comunque dici cioè, che cioè, fa strano, e no? È cambiato qualcosa, certo. E quindi vabbè, quello era per quel caso così, comunque anche sì, in quel... diciamo ho tirato fuori altre, altre passioni che magari c'avevo nel tempo, che comunque erano state sempre un po' sovrastrate da da sto rosso sangue, da, mm. da cronaca vera, così, e quindi eh, finalmente c'è stato spazio pure per quelle cose là, insomma. Allora, tra le varie collaborazioni, collaborazioni che ho fatto, quella con Puntini Puntini è quella che preferisco. Tipo featuring dici? O... Sì, un featuring, o lavoro con un produttore, mm. o un pezzo particolarmente riuscito con qualcuno? Beh, un'alchimia che funziona sempre per me è Sine, è proprio uno dei problemi per il produttore che dall'inizio, cioè come riusciamo a fare la cosa, abbiamo sempre creato delle hit. Mm. Comunque mi rendo conto di questa cosa. Tipo M3? È tipo M3 ad un... esempio, sì. M3 è proprio il. Pia Campiera e non plus ultra, sì, è quando sai, quando sono quelle, forse la roba sua è fatta per la roba mia, la roba mia è fatta per la roba sua, quindi insieme è sempre un, un bel colpaccio. Ok, puntini puntini fa tutt'altro genere, ma mi piacerebbe fare musica con lui/lei, barra genere... questa persona mi sarebbe piaciuto, o non ho avuto mai. Fa ecco. ma Gabriella, Gabriella pensa che il ritornello sarebbe un culto, eh. Non sarebbe male. Eh, sarebbe male. Anche perché quella roba, anche quello che campiano tu, comunque... Cioè già il rap come lo senti... Cioè quella come comunque già ci potessi rappa tu su questo pezzo così com'è. Sì, sì, sì. Quindi sì. se poi entra lei, comunque... Una cosa del genere, un vecchio sì... Tipo quella roba con Mina pure che ha fatto... Marcio, marcio. Cioè quello che ti pare però come eh. funziona. Eh, esatto. Cioè, che gli vuoi dire? È un'alchimia certo. che funziona, quindi un cantato vecchio, sì, una cosa del genere. Ma se non facessi musica, vorrei fare il. Puntini, puntini. Non vale il tattuatore? Il regista. Sì. No. Ok, perfetto. Senza pensarci su due altre. Mi piacerebbe, cioè. Mi piacerebbe, oh, sì. sarebbe stato figo, sì. Una cosa che mi. Ho sempre. Beh, Beh sì. mai dire mai, un po' di esperienza tra scrittori. Eh, no, no. È con... no, no, una cosa che mi sarebbe davvero piaciuta fare. Poi i tuoi video sono spesso cinematografici. Sì. Quindi sì, ci sì, sta. Eh, scorso video è sempre difficile, comunque è, è difficile riuscire sempre tra artista, e regista a riuscire a, a interagire bene, mm. no? Quindi tante volte infatti quando pure nei film, no? Quando il regista è, è l'attore pure a volte, mm. cioè escono proprio le cose più che tu veramente cioè hai qualità, perché è sempre difficile riuscire a... A capirsi con un'altra persona sì, perché sì, magari sì. se te fai tutto te. No, tu i clip non hai mai diretti? tu hai? No, sempre, cioè diciamo, la storia si dei video quasi sempre se non è parte da un'idea mia. È discussa insieme. Sei cioè lo regista. sceneggiatore o co sceneggiatore però non cioè ho. io mai dico io mai... voglio fare. Avendo scritto la canzone, io più o meno un'idea di quello che è. Ce l'ho. Un altro, magari ce n'è no, un'altra che è molto figa. Però non sempre tu riesci a vedere perché dai molto peso a quello che hai scritto, quindi dici oddio non so se sta cosa potrebbe funzionare, forse sarebbe meglio così, cosa... Questa, questa è di Bassi, eh? Sì. Puntini Puntini è un artista di musica in generale, italiano, con cui non collaborerei per nessun motivo. Cazzo. Rap? La versione no. di Bassi, sì. 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 di musica in generale. Diciamo uno che ti fa schifo proprio, devo dire. Vai. Ah, Ligabue! Oh. Vaffanculo, no se devo di uno proprio che mi fa cagare la prima nota quello è Ligabue Vabbè tanto non okay. capiterà mai, penso eh, che... no, no. Okay. anche Quindi... lui gli fa cagare al diciamo, rap sicuramente Un artista sicuramente, sicuramente. con cui volentieri però ecco, non, non ti ci vedi molto a collaborare, e io potrei fare politico Diciamo giusto per motivi di dissonanza mm -hmm. artistica è Ligabue Sì Ok, proprio la prima nota mi no, fastidisce veramente. Okay. Non mi piace proprio, porello, eh, vale, porello. Comunque ha il suo successo, c'ha chi Ma lo segue. Voglio voglio dire. Dire. Ok, puntini puntini è il mio peggior difetto. Mm. il Mio peggior difetto. Ce l'ho tanti di difetti. No? Ma il peggiore è proprio quello che dicevo, vabbè, ragazzi, io, purtroppo so sono fatto così. Eh, spesso non mi so tenere il cecio in bocca proprio come si dice com a Roma Non mi so tenere. Com'era? Com devi dire quello che devo, devo dire. Tante eh. volte non riesco a essere diplomatico, tante volte dico quello che non dovrei dire anche <ride> vedi, quando eh, vedi cioè che dici perché quella volta non potevi fare i cavoli tuoi, no? Invece, boom, lo devi dire per forza. Com'era il romano? Non riesco a tenermela? Il, il cecio, cecio in bocca. Il ah, ok. però, non è. Io per cecio. me, non è un difetto. Questo potrebbe anche essere un pregio, eh, eh. però a volte crea problemi. Beh, tante volte la diplomazia è è meglio, c'è la battuta quella, qual è il tuo peggior difetto? Che sono troppo sincero. Non penso che sia un difetto, non me ne frega un cazzo di quello che penso, <ride> però ho anche il pregio di puntini, puntini. Devi essere sincero, appunto. Uno, ecco. questo, sì. Sono i due lati sono della medaglia. Meno, sono sincero, sì. Ok, okay. dai, okay. te la sei cavata ho bene. ho scampato. Dai, Senti, tu stai stampando, che è una cosa che a me è molto a cuore, stai stampando, eh, devono uscire in questi giorni, stanno uscendo, sono già usciti dei vinili dei tuoi classici, giusto? sto stampando, sì, siamo, siamo già, eh, cioè la lavorazione è bella che è avviata. E ho deciso appunto in questo lasso di tempo in cui o mi rimettevo a lavorare su un altro lavoro dopo Local Solli o temporeggiavo un po'. Eh, di ristampare finalmente i vecchi lavori miei che sono introvabili da praticamente l'anno in cui sono stati fatti alcuni quindi eh, diciamo che dischi come non dormire che sono stati stampati in 500 copie in cd nel 2005 già nel 2006 credo che forse 2000 Scusate, va bene. me li sono so venduti tut, quasi tutti a mano perché comunque quelli erano, li vendeva le date in giro per negozi. Non lasciati quella là. Comunque 500 copie sono finite presto. E sono dischi che ho visto arrivare su eBay a dei prezzi sconvolgenti. Sì. Il CD su eBay l'ho visto veramente a prezzi alti. Che comunque la gente, la cosa che mi scrive di più, è ristampa questi dischi. Ristampa questi dischi. Ho pensato di ristamparli in vinile. Comunque per il piacere mio di avere questa roba in vinile, che comunque non ce l'ho mai avuta. Il primo vinile dopo ho sentito la mia, la mia voce è stato Local Solli, quindi l'ultimo album che ho fatto. Quindi mi è venuta questa cosa di fare il vinile, di, visto anche che è un momento in cui c'era ritornata anche questa cosa. Sto ristampando: Non dormire, verano zombie e Guilty in vinile. E dove si potranno trovare? Li si potranno trovare. Di... No, ho deciso questa politica visto che. Le proposte che mi sono state fatte anche in questo ambiente non erano troppo di mio gradimento, o comunque non erano accordi che potevano essere vantaggiosi anche per me, ma mi sembravano vantaggiosi solo per chi stampava questo vinile. Ho deciso di stampare totalmente da solo, di mettere avanti tutti i soldi, di fare un sito con un PayPal dove tu ti puoi comprare questo disco e di spendere tutto e incassare tutto io come è giusto che sia, visto che comunque anche le mie precedenti esperienze lavorative con Major per quanto riguarda distribuzione e cose non sono mai state le più soddisfacenti quindi a un certo punto dico io questa cosa talmente è roba che per cui ho speso tanto tempo tanto lavoro al tempo che perché gliela devo regalare a uno che arriva dal nulla via se stampa la cosa mi dà 5.000 lire a me lui si intasca quello che è io devo rimanere ti pagano no. ancora in lire tra l'altro quindi <ride> <perché ride> essendo <old> scusa <school>. esatto. <ride> E quindi niente quindi mi sono ristampato tutto quanto. Mo la prima uscita è non dormire, che è il primo disco mio, anche ben curata, comunque doppio vinile, eh, tutti ben curati con delle cose, con degli inserti particolari delle cose limitate, delle magliette allegate che non sono state mai stampate con le vecchie grafiche. Pure più giusto, io penso pure che uno è più contento di, se sei un fan vero, dovresti anche essere contento di supportare. Quindi più che andassero a comprare al negozio grosso di zona, dove lo compri su un sito, aspetti ormai 24 ore, 48 ore se sei in Europa, ti arriva pure se stai a Londra. Se stai... Tu appunto sei nato, cresciuto a Roma, ti sei ispirato alla, a, a quello che avevi intorno per, per iniziare a scrivere, adesso vivi a Milano, fai sicuramente un altro tipo di vita e frequenti altra gente, magari in parte, o, uh -huh. o comunque sicuramente hai altre, altre prospettive, no? ti, ti sono state date altre prospettive. Eh, Usi ancora la realtà di tutti i giorni per ispirarti alla scrittura o hai bisogno di, di altro? Cioè il fatto di vivere in un'altra città, in un'altra situazione, ti dà ancora ispirazione in qualche modo? O, sei, o lavori sì, di fantasia? L'ispirazione me la dà sicuramente anche qui, comunque Milano pure è una città dove c'è parecchio fermento, dove puoi prendere parecchie ispirazioni. Una cosa che prima sicuramente faceva tutto parte del pacchetto era che parlando di la città, le vie, dove stai la gente con cui già il testo è già fatto capito cioè noi scriviamo i testi parlando di ero con I was rolling with Lorenzo in Debenzo tipo questa cosa qua capito stavo con l'amico amico mio dentro la 205 stavamo andando là poi è arrivato quello quindi era già fatto il testo chiaramente non vivendo più quelle cose devi andare a scavare nel tuo background, nelle citazioni, nelle cose che vuoi dire, non c'è più quella spontaneità di ieri sera stavamo a San Callisto e è successa questa cosa. Quindi sì, sicuramente è cambiata la cosa, sicuramente tanti spunti, tante cose te le porti dentro, quindi riesci comunque ancora adesso a, a, a concludere dei bei testi, delle belle storie. Comunque inevitabilmente anche quando sto qui mi è capitato già di menzionare il Duomo di Milano, mi è capitato di menzionare altre cose che comunque tu sei obbligato a dover parlare di quello che vivi tu, di quello che fai, quindi comunque... Eh come c'è la citazione romana, ma c'è la citazione della strada cioè. Mianese, cioè, quindi quello comunque il modo in cui tu scrivi. È comunque l'energia che ti arriva da, da tutti i giorni che ti permette di. Sei proprio la formula con cui certo. te fai. Eh, sei legato a quel tipo di, di immaginario là. Quindi se ieri era via della Magliana oggi è via della certosa. Quindi. Ok. Va bene. Eh. Direi che siamo giunti al termine. Siamo giunti al termine. Insomma, speriamo che tutti ti sia trovato Molto a tuo bello. agio. Io ti ringrazio per essere stato Grazie con noi. noi. E speriamo anche che tutti i nostri followers eh, siano contenti. Grazie. Ci vediamo alla prossima. Alla prossima. Torniamo l'anno prossimo. Sempre da buon passi. Ciao.